Oggi ospite dello studio della Web TV di Come Dove c'è Mauro Barisone, vicepresidente vicario ANCI e da ieri anche vicepresidente del CALI, il Coordinamento Autonomie Locali. Nella sua agenda ci sono due temi importanti, i trasporti e i rifiuti. Cominciamo con i trasporti. I trasporti è anche un servizio sociale che però già dal nuovo anno presenterà delle problematiche. Quali sono? Sì, le problematiche che sono uscite proprio oggi sui giornali, ma da qualche giorno se ne parlava già un pochettino, è il fatto di eventuali nuovi aumenti pesanti sui trasporti pubblici, a partire dalla città di Torino in particolare, che subirà in particolare questo aumento intorno al 20, 24, 28%, non si capisce bene ancora quanto. E questo purtroppo aggrava una situazione che già ANCI aveva segnalato con anche una presa di posizione per l'attuazione di aumenti non discussi in maniera determinata proprio per cercare di contenere gli aumenti ai cittadini. Questo ha determinato una situazione di difficoltà sociale che potrebbe negativamente addossarsi tutta ai cittadini, perché il rischio è che per arrivare a quei costi si debbano tagliare i mezzi. Rimaniamo, o meglio, ritorniamo sul Pinerolese. Cosa accadrà alla linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice? In teoria in questi giorni dovrebbe partire una gara d'appalto. Sì, da alcuni mesi si era recuperata questa linea che in un primo momento era stata cassata tra quelle non più da proporre, e in extremis, voglio dire, facendo valere quelle che sono le esigenze del territorio e i passaggi delle persone che lo utilizzano, è stata recuperata e quindi verrà messa prossimamente a gara. Vedremo chi sarà l'appaltatore, ma quello che è positivo è che questa linea potrà servire ancora questo territorio come mezzo importante di collegamento da e per Torino e soprattutto quei pendolari che hanno bisogno di recarsi nella città, oggi più che mai che su Pinerolo anche il problema del tribunale, come voi saprete sicuramente, sta creando ulteriormente delle esigenze. Passiamo ora al tema dei rifiuti. Al di là del nome che avrà la nuova tassa sulla raccolta dei rifiuti, l'ANCI cosa sta facendo per raggiungere un accordo per salvaguardare gli utenti da una parte e i comuni dall'altra? L'ANCI è determinante in questa posizione, lo è perché l'accordo quadro nazionale che regola la raccolta del rifiuto da un punto di vista del ritorno finanziario, dei sacrifici che i cittadini fanno, è determinato da questo accordo con CONAI, ANCI CONAI nazionale, che vede il suo rinnovo quest'anno, 2014, fino al 2018. In questo accordo sono previste l'analisi di quelli che sono i costi attualizzati della raccolta delle filiere, che sono primariamente la plastica, la carta, il vetro e i metalli. Quindi ognuna di queste filiere dovrà essere ricollocata sia a livello di recupero costi, perché sono i sacrifici dei cittadini che oggi si stanno sacrificando da anni per cercare di ottimizzare la qualità e la raccolta del rifiuto, non ha ancora prodotto nessun tipo di risparmio. L'obiettivo ANCI è quello di portare a conclusione un contratto che valorizzi questi sacrifici con un ritorno anche nelle tasche sia dei comuni che di riflesso andranno nelle tasche dei cittadini. Grazie mille allora al vicepresidente vicario ANCI per essere stato ospite qua da noi.